Come promesso, puntata fuori dal comune. Oggi siamo a Chiavari, a Chavai, per vedere se le persone parlano il genovese, usenese, e come lo parlano. Andiamo! Tanti lamparlo da se si te, ma de Chavai pochi i se su ricordè. Come una cuga parla genese a Chavai, che no, Brettiu, chi è in campagna da tutte le parti? Magari di già non si parla più genese. No, no, se parla. Mi sono a Sciuli, a 10 metri da Caruggio. Ma Chavai è bello, eh? È splendido. È un bel posto, eh? Sì, ma magari anche una storia importante. Sì, sicuro. E poi che sono a Sciuli, modestamente. Se travaggia? Me la mette, dai. Anche da quel tempo parliamo usanese, come andiamo usanese, e che piace usanese. No, io non so usanese. Vabbè, puoi imparare. Che ti dico bellissima. Brava. Mi piacciono queste iniziative, un po' di idee nuove. Sì. Franco. Eccoci, buongiorno. C'è una buongiorno. Cosa, guardate qui dentro. Dimmi qualcosa in senese. Sì, noi siamo in giro a vedere se si parla genovese a Chiavari. Ma certo, cosa ti vuoi che te dica? Quello che ti vuoi. Che travaggio ti fa? Che mi vedo? Allora, mi sono in artigià, faccio l'intagiadù. L'intagiadù è quello scultù che travaggia il legno. Hanno venuto giù, allora e quindi si perde praticamente in... una tradizione che è la famosa Chavai, perché chi ha le panisterie si fa ai carreghe di Chavai e quindi niente, un mondo che è finito e mi sono rimasto anche un testimone di questa cosa qui. Ti come te imparò questa arte? Sani a Vitega, come è la tradizione, figli d'artigiani stessa ne ha danato artigiani, perché se ti vedi con papà ti teratelli e ti levi scossati e via, se invece ti vedi un altro ti accetti anche con Tarunz e quindi mi sono da in bravo in Tagiadù e poi ho fuori l'istituto d'arte con la scuola famosissima Chavai è lì famosa soprattutto per l'artigianato e questi che li hanno detto in America qui tra quei cosi, quei brigantini e l'abbiamo fatto fortuna, tant'è vero. Se ti conosci Chavai ti va a vedere questi belli viali liberti che è qui Setruin e case sono bellissime. Sto facendo una iscrizione, vedi che in sera tua de castagno che recuperò da un casetto in te in bosco e un fascino è perché all'esame vissuta, ti vedi che è un bello colore qui, questo qui è la naturina, con le figure che mettiamo davanti alle barche, questo qui è Hermes, Mercurio, chiamalo Perseo, chiamalo come ti vede, questo pure il signore toscano, ti vedi? Sì, un naso se che riconosce. Faccio le statuine del presepio, ti vedi? Le statuine che avviano tutto un meccanismo, come manine e quelle cose, eccetera, eccetera. Sto lì. A mia lingua. Un carbone. Questo è lo grande carbone. Ma un carbone conosciamo benissimo, lei è in grande. Tu è il mio amico, ti vedi? Ah sì, mai ben. A vita, a vista da un tambur, l'anno pariva quello seguito che stiamo qui a sgare. Ma è vero che i liguri non sono tanto accoglienti, che sono un po' scontrosi o... Non è vero. Buongiorno. Salve. Però sorriso, vai a travaggiare. Bravo! Hai imparato ascoltando le persone qua in giro? Sono piacentina di Bettola e sapevo che si diceva bisagnin il puttivendolo. Mi sei mica tu lo fotografo? Un fotografo? No, sì. Perché mi non sono da chi? Sono furesto. Ma lua. Come femmo? Come ti fa a parlare senese così bene se ti è furesto? Ma sono dell'entroterra. Ah, guarda a posto. Ma mi non sono da Chavai. Ah, da dove lei, signora? Di Cicagna. Parlo Cicagnin. Cicagnin. Non Chavai. È una differente? È un po'. Un nostro è un po' ci crebano. Un po' ci crebano, però è una bella valle la Val Fontana Buona. È bella, sì. Guai chi me la tocca. Valis Fonti Buone. Il motivo perché dipende da una fontana che era sua castello di Favale, che centinaia di anni e avevano stabilito che era, infatti c'è sempre quell'acqua lì, che era speciale. Buongiorno. Lei parla senese? Sì, parlo senese. Ma cos'è che è questo invegendo, sbarasso? Cos'è che è? Sta andando in negozio, penso. Ti hai fatto un po' di roba e te la venda. A buon pregio? A buon pregio. A buon patto, come si dice? Ah, mi sta ripigiando lei. No, no, ma se non ti vuoi niente. Ti parli senese? Sì. Ma te è un fuento? Te sueno?
Sì, sì. E com'è che lei che ti tira in parola a parlare? Mio nonno e poi... E ti piace parlare senese? Sì. E i tuoi amici, ti ne trovi qualche due in cui parla? Qualche due, ma non tanti. E gioco balun. In che ruolo giochi? Centrocampista. Centrocampista, squadra? Villaggio. Ti da dove te? Campo. Ah, ti è sì. Che bello trovarsi. Prima a te scuola, quando ero mia a scuola, non sapeva parlare senese. Vedi, di strappelli che ne scriveva i maestri. Ah sì? Ma poi non è stata una scelta buona, eh no, quella lì. Eh no, non l'hanno indovinato tutto. Non l'hanno indovinato. Manco un uovo, non l'hanno indovinato tutto. Eh no. Dato che sei svenisti a te, lo fa per mettere un sacco, eh. Tanti pan po' che dormano, però non so. Non siete gratti a poi che qualcuno. Eh sì. Continua a grattare. Magari, fisse di Ciavei. Sono da Cintura di Sena. E mia, ci sono da Vapor Savia. Devi capire d'onde sono da come parlo. Ma te del Campo Mon. Come te fai tu a capire? Non è pure. Sente che ti è da fare delle egua. E mo trovò in Fuento che parlava senese. Sono moscheggianche. De Cugurno. De Cugurno, e allora ti capisci. Sì, sì. La mia gnata che mi ha che ha 41 anni, e a prima che mi parlò senese. E fino a 3 anni la parlò senese. Beh. Poi la netta all'asilo. Alle montagne un pulmin che parlava senese, e chi che la parlò sempre italiano. Ogni tanto, over 40 anni, comincia a scappare qualche parola. L'unica cosa che ti può fare è continuare a parlarlo. Tanti carcionetti tamiano come se ti fossi un extraterrestre. Ma poi l'altra cosa che ho notato è che tanti magari si vergognano un po'. Anche che qualche gente che dice, ah, non è buono a parlarlo, allora... magari... Capisco tutto, perché c'è un po' portoghese, un po' qualche parola in portoghese, sì? Qualche parola in francese anche. E io sono invece? Peruviana. E allora, alua, ci capisci tu, che brava, sì, ma bravissima signora. Per uno che è nato, cresciuto, parlando italiano, lo parla un po' genovese, ma deve tradurre, perché non pensa... Se non pensa subito in genovese. Non pensa in senese. Sì. Come se parlasse inglese. A famiglia, va? Anche dà degli insegnamenti diversi ai figli. Sì. Che devono fare fortuna, che devono diventare ricchi, che devono essere in meglio, che devono essere... Capisci? Ma, ecco, wow! Vedi? Questi sono le sculture che fa, su questo le uivo, vedi? Bellissimo. Questo alle caccia. Ma vediamo. Che bello. E questi sui libri, quelli che le sanno italiani, tu vedi? Quelli a legno, vedi? Questi sui libri che le sanno italiani. Poi sto chiude via Tova, o le Russo, ti capisci? Ah sì? Bellino, Dostoevskij non si può. Dostoevskij, solo Zaleskij. E un'altra missione l'abbiamo completata. È stato bello venire qua a Chiavari e visitare la città, incontrare le persone, capire quanto è importante il genovese, questa lingua, anche da queste parti. Portando avanti anche tradizioni come Usbarassu, ma anche un artigianato di qualità che ha attraversato tanti secoli. E sarebbe bello che continuasse ad esserci, perché è veramente una ricchezza straordinaria. Un'altra cosa che ho notato è di come la musica in qualche modo sia un mezzo ottimo per trasmettere la lingua, la parlata, e quindi abbiamo deciso di fare anche una playlist su Spotify proprio di musica in genovese, in ligure. Vi metto il link qua sotto in descrizione al video, insieme a tutte le indicazioni per sostenere questi progetti, per mandare avanti quest'opera, questa missione in giro per la Liguria e chissà, forse anche oltre. Ci vediamo alla prossima. Grazie, ciao, vai. Asci ben che tante cose in sun cangè. E c'avevi a lui come tanti, tanti anni fa. A me piace tanto sempre, alle a me si te. Lo chi tu che e mai ci. Avorio lasciare.